ovviamente c'è delusione perché sulla carta si poteva e si doveva portare a casa la vittoria. Ma c'è delusione, no, perché dobbiamo capire, per l'ennesima volta capiamo che le squadre che verranno qui fanno questi tipi di gara. Noi dobbiamo capirlo, è logico che dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, perché poi quando le squadre si vengono a chiudere ripartono in contropiede, poi diventa difficile anche commentarle, però noi dobbiamo essere più bravi sotto l'aspetto mentale, perché la partita è solamente mentale, perché a livello di qualità siamo più forti, abbiamo avuto anche diverse occasioni, perché la verità è anche questa, però specialmente quando siamo andati 1-0 dobbiamo avere un atteggiamento diverso, non possiamo prendere il gol del pareggio su un contropiede, sulla palla nostra, su una palla mezza e mezza, siamo saltati a centrocampo, abbiamo perso palla, sono ripartiti, eravamo messi male, poi è andata così, abbiamo avuto tutto il secondo tempo per fargli gol, sicuramente ci abbiamo provato, però non abbiamo trovato il colpo importante per vincere questo tipo di partite, che sono partite difficili, perché possono sembrare facili ma sono difficili, perché poi quando incontri le squadre che poi, lo ripeto, non hanno nulla da perdere tra virgolette, perché se perdono all'Aquila vanno via dicendo non abbiamo perso all'Aquila, la palla passa in mano a te, le partite diventano tutte difficili. Logicamente venivamo da due grandissime partite, oggi abbiamo pagato anche secondo me anche questo un po' a livello mentale, però dobbiamo cambiare marcia specialmente in casa e capire che dobbiamo fare anche delle partite diverse, sporche, e cercare di portare a casa il risultato. Massimo, dopo alcuni minuti della ripresa hai rimesso il centrocampo che sulla carta in tanti giudicano titolare, poi è entrato anche Bacio Terracino, non è cambiata di molto la qualità purtroppo? Per voi, con addirittura l'Atletico Ascoli, con quella traversa che ha messo tanti brividi, tecnicamente siete mancati anche in fase di appoggio sulla tre quarti, quando potevate far male non ci siete riusciti? Ho cambiato perché mi rendevo conto che in mezzo a campo eravamo un pochettino, non stavamo facendo quello che dovevamo fare, ho cercato di mettere due giocatori freschi, ho cercato di rimettere Walì e Lorenzo Del Pinto, cercando di dare un po' di fisicità, di determinazione in più, e speravo che anche Bacio entrava, però Bacio viene da una settimana dove si era allenato poco, questa settimana si è riallenata, quindi anche lui sta crescendo di condizione, però il problema è che è stato proprio un atteggiamento generale. Dobbiamo lavorare su questa cosa, dobbiamo migliorare assolutamente, perché queste sono le partite che saranno in casa, quantomeno quando incontri le squadre che si devono salvare sarà così. Massimo, cosa hai detto non solo all'interno del campo, quando hai radunato tutti i calciatori, la tua mimica è stata palese e evidente, hai cercato ancora una volta di stimolare una squadra che deve imparare a non commettere gli stessi errori, ma allora che tipo di cura ha bisogno questa squadra? Lavorare, ho parlato con i ragazzi sotto l'aspetto dell'atteggiamento, dobbiamo migliorare, tanto inutile nascondersi dietro a un dito, no? Quando fai una partita del genere, che poi l'hai pareggiata perché la potevi anche perdere, perché poi succede che prendi un contropiede e prendi 2-1, invece oggi quantomeno siamo stati bravi a non prendere il secondo gol in contropiede, anche se la potevamo fare diverse volte noi il 2-1, bisogna lavorare sulla testa, sulla determinazione, sai, giocare qui al Gran Sasso d'Italia non è semplice, perché io ho fatto il calciatore. Oggi c'era una grandissima curiosità di pubblico, bisogna fare i complimenti ai tifosi perché ne hanno tantissimi. Sai, quando giochi con tante persone bisogna anche migliorare questa cosa qui, perché poi fa parte dell'andamento di una partita, perché poi quando c'è tanta gente che ti guarda le aspettative sono tante e la personalità bisogna averla abbastanza grande. E questo noi dobbiamo migliorare, però non può essere assolutamente uno svantaggio giocare in casa, perché per noi deve diventare un fortino, deve diventare un motivo in più per vincere le partite. Con questo chiudo e dico che non è che diventa che ogni volta che giochiamo in casa certo. L'Aquila è forte, è una squadra forte, abbiamo dimostrato andando a vincere a Campobasso e a Senigallia, che sono due squadre forti, per me fortissime di questo girone. Quindi oggi ci portiamo a casa il punto e muoviamo la classifica come dicono tanti allenatori, però è logico che dobbiamo da lunga gettata, dobbiamo sapere che in casa dobbiamo migliorare il trend assolutamente. L'ultima per me, Epifani, c'era l'occasione di sfruttare il turno perché c'erano degli incroci particolari guardando la classifica e invece è arrivato un pari, fortunatamente per guardare il bicchiere mezzo pieno
domenica si va in trasferta. Ma guarda, allora in questo io la classifica, ve lo giuro, non la guardo, perché poi conosco questo campionato. A me mi interessa più progredire come squadra in questo momento, all'inizio di stagione specialmente. E non ho guardato nemmeno i risultati, perché non mi interessano, perché è la verità, a me mi interessa la mia squadra. È logico che se io devo fare analisi, ho fatto 6 punti fuori casa a Campobasso e Senigallia, che sono 2 partite difficilissime. Oggi è pareggiato, poteva succedere che pareggiavi una partita fuori casa e vincevi oggi. Quindi io di questo, dell'andamento dei punti, secondo me mi dispiace la partita col Monterotondo, perché era una partita dove potevamo vincerla e non l'abbiamo vinta. E, però questo, l'ho detto sempre, fa parte di un percorso di crescita. Delle volte si cresce anche facendo questo tipo di gare. Dobbiamo migliorare, perché se soffriamo quando vengono le squadre che ti vengono addosso, ti rompono le scatole, e quindi questa cosa la dobbiamo migliorare. Bravo Massimo Epifani ad essere psicologo, perché forse adesso ci vuole quello da martedì. Ma no, continuiamo a lavorare. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo essere consapevoli sicuramente della prestazione che si fa ogni domenica. Venivamo da 2 grandi partite, oggi abbiamo fatto una partita non al di sotto delle nostre potenzialità, ma è una partita dove la squadra avversaria ci ha dato fastidio, e quindi noi questa cosa la dobbiamo migliorare e la dobbiamo migliorare anche in fretta, perché poi è una cosa che, se vuoi ambire a fare qualcosa di importante in casa, devi diventare un fortino. Come l'andamento fuori casa stiamo facendo benissimo, adesso andiamo a Tivoli, ci andiamo a cercare di fare una grande gara, cercare di portarla a casa, e poi ci riprepareremo a fare un'altra grande partita in casa.